casa penso che era quello che il nostro obiettivo saremmo stati lì sopra. Anche perché questa è una squadra, come ricordavo prima, ecco, con i Brunetti, con i Meffe, Terracina, i Valentini, i Cairo, sono tutte persone che praticamente con lo stesso Eusepi, tutte persone che hanno militato in campionati molto più importanti della promozione. Lei prima mi stava dicendo che Brunetta è sprecato per la promozione, io lo sottoscrivo, lo sottoscrivo. Secondo me è sprecato pure per Lo l'eccellenza, io mi sottoscrivo, allargo. lo sottoscrivo. Tanto dopo mi Purtroppo, offre un caffè, quindi come no, ci mancherebbe, ma pure lo stesso faccio io Leo, quello che mi pare. pure lo stesso Leo, lo stesso Alessandro. Poi Assolutamente. abbiamo dei giovani, come ecco, lui è un prodotto nostro al 100% che è di Crotone, 93, che stanno facendo veramente delle buone cose all'interno. A riprova del buon lavoro che state svolgendo anche col settore giovanile. Oltretutto domenica col Villanova in trasferta, Villanova che probabilmente potrebbe essere, anzi tolgo il probabilmente, la regina del mercato. Si parla È di la grandi regina del arrivi. mercato perché si parla di grossi investimenti da parte loro, però noi, come ripeto, con queste due chicche, Provate a due sfatare tre chicche, il tabù trasferta? a noi ci mancava, ecco, cosa che è mancata, il rifinitore davanti. Il rifinitore davanti perché arrivavamo fino a un certo punto. Come domenica scorsa a Montecelio, il Crotone fa la partita e il Montecelio vince. Cioè, no, ma è così, serve purtroppo qualcuno che butti dentro la palla, cosa che fino ad oggi non avevamo. Spero, ecco, con questi due acquisti, speriamo di poter sfatare questa nostra crisi nei Sta risultati vasia esterni. in trasferta. Vedremo. Speriamo bene. Vediamo intanto anche brevemente, mentre magari anche discutiamo i gironi C e D, così concludiamo il quadro della promozione, perché abbiamo ancora quattro filmati da mostrarvi. Quindi vediamo negli altri due gironi, Andrea, che cosa è Sì, accaduto. qui torna al comando da solo il Borgo Podgora che batte la Cilia e quindi si riporta in vetta sfruttando il passo falso invece del Cavadeselci fermato nel derby contro dal Nuova Santa Maria delle Mole di Diego Leone 1-0, poi vedremo anche il servizio di questa partita. Occhio qui al Cari Rocca di Papa che è in debito ancora di una partita, quindi potenzialmente a meno due dalla vetta e sta facendo anche qui un ottimo lavoro Fulvio Basili. Bene il Ciampino che ritorna a farsi sotto in classifica, nel pomeriggio l'Almas di misura bene i danni del vivace Grottaferrata, lo dicevamo qualche settimana fa, se ben ricordi Luca, pian pianino usciranno i grossi calibri di questo girone, fermo restando il grandissimo campionato che stanno facendo alcune squadre, vedi il Cavadeselci in primis, davvero encomiabile la stagione della squadra di Perusini. Vediamo anche velocemente il girone D, questo è quanto prodotto dalla 13ª giornata di andata, la sorpresa direi di giornata la vediamo per prima, il passo falso tra le mura amiche del Bassiano per mano della Bissez Cesarina che nell'ultimo mese ha vinto 3 partite su 4, quindi sta andando veramente a pieni giri. Risorge il Segni dopo due pareggi consecutivi e si riporta al comando dopo il sorpasso momentaneo del Colleferro che stamattina aveva asfaltato, oserei dire, la nuova Circe. Molto bene anche la nuova Itri che è andata a vincere fuori casa dall'Atri col Tecchena. Piccola impasse per il Valmontone che invece ha pareggiato in quello che era il big match di giornata a Latina contro il San Pietro e Paolo e comunque insomma anche lì, anche dalla formazione cara ai presidenti Pasquazzi e Valentino, mi aspetto veramente grandi movimenti, insomma in questi giorni arriveranno 2 o 3 giocatori pare Importante. notevoli, quindi saremo a vedere, questo è un girone davvero molto molto bello. Io Andrea, lancerei proprio il servizio, Va bene. lancerei anzi il treno dei servizi, Focene Tanas, Cretone Palombara, Santa Maria delle Mole, Cavadeselci, La Rustica, Montorno Toscano. Sfida da quartieri alti della classifica, quella tra Focene e Tanas Casalotti, entrambe nel gruppetto di squadre immediatamente dietro alla coppiata di testa Anguillara-Montefiascone. La squadra di Firotto ha quota 24 punti in compagnia di Ladispoli e Santa Marinella ed il Focene invece ha 22 lunghezze insieme alla Carinese. Al secondo minuto, corner dalla destra di Valente, l'elevazione di Orlandi e Focene già in vantaggio dopo appena 120 secondi di gioco. Partenza sprint dunque per la squadra di Bellei, ma il Tanas non si scoraggia e cerca subito la risposta. Al decimo è bravo Lanzi a mettere in mezzo per la girata aerea di Pacchiarotti che termina di un soffio sopra la traversa. Sempre Tanas, sempre Pacchiarotti pochi minuti più tardi. Sui sviluppi di un corner infatti il pallone giunge a Cicchinelli che gira proprio per il numero 9 che incredibilmente coglie l'incrocio di pali. La porta sembra davvero stregata quest'oggi per Emanuele Pacchiarotti che in realtà si riscatta solamente pochi minuti più tardi. È la mezz'ora infatti quando Lanzi pesca in area di rigore il numero 9 ospite che si gira e trova Di Mancino la rete del pari.
ma il Tanas non si accontenta e dopo appena due minuti Capitan Ranaldi prova la botta su punizione, ma è sicura la presa di Haddad. Ma nel finale di tempo torna prepotentemente in avanti il Focene. Al 38esimo, sugli sviluppi di un nuovo corner, Desideri anticipa anche Cristofari, ma manda sopra la traversa. In questo caso è Orlandi a girarsi a botta sicura, ma è Cipollone a salvare proprio sulla linea. La piacevole prima frazione di gioco si chiude dunque sull'1-1, ma a causa del peggioramento della situazione meteorologica il terreno di gioco diventa ancora più pesante ed è davvero difficile giocare il pallone, soprattutto a metà campo. Per quasi mezz'ora non si assiste infatti a nessuna occasione da rete, sino a questo calcio di punizione per il Tanas, con il pallone che giunge al solito Pacchiarotti, che sotto misura stavolta esalta i riflessi di Haddad. Ma alla mezz'ora esatta, da corner dalla destra, la difesa di casa dimentica completamente sul secondo palo Cicchinelli, che di testa fa 2-1. Ed esattamente come nel primo tempo, si assiste ad un botta e risposta tra le due squadre. Nel finale infatti il Focene tenta il tutto per trovare il pari e dal 43esimo Feola gira per Dandini, il tiro è respinto da tiri bassi ma arriva in scivolata Bugiani che realizza il 2-2. Si chiude dunque dopo un rosso diretto a Trivellini la sfida di Focene con un pari tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Se lo aggiudica la compagine di Brunaccini il derby tra Cretone, Castelchiodato e Palombara. Una gara piuttosto nervosa con la squadra di casa che coglie tre punti nonostante la doppia inferiorità numerica. Per il Palombara arriva la quinta sconfitta stagionale, la prima a farsi vedere proprio la squadra ospite con Lori che raccoglie in aria una respinta di Codignoni pennellando per Porco, il quale rovescia con l'estremo di casa che si allunga respingendo. Alla dodicesima ancora Palombara, punizione alla tre quarti, Codignoni respinge con Ippoliti che da due passi spara addosso al numero uno di casa sprecando una buona occasione. La pressione del Palombara si vede insistente e al ventesimo crea ancora, sempre con il numero 11, buona moneta triangola con Porchi che dentro l'area apre per Ippoliti, il quale solo davanti all'estremo locale incrocia spedendo di poco al lato. La risposta del Cretone Castelchiodato arriva solo al 36esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Brunetti che stacca più in alto di tutti spedendo fuori alla destra di Venditti. Due minuti dopo arriva la prima espulsione per la compagine Brunaccini, ma gli occhetti commette un fallo sotto la curva ospite che lo fischia, il numero 8 gli risponde e il direttore di gara lo espelle. In 10 il Cretone trova la rete del vantaggio, il numero 1 Venditti nel rinvio commette un clamoroso errore mancando completamente la palla, con Stocchi che come un falco si avventa sulla sfera depositandola in rete per l'1-0. La ripresa inizia con il Palombara proteso in avanti alla ricerca del pareggio, ma dopo un quarto d'ora a trovare la rete ancora il Cretone Castelchiodato grazie alla gran punizione battuta da Valentini sulla quale il numero 1 ospite non può nulla. Nell'esultare sotto la curva palombarese il numero 13 fa dei gesti secondo il direttore non appropriati estraendo così il secondo rosso per la compagine di Brunaccini. Al 32esimo la risposta del Palombara con Porco che dal limite gestisce in palleggio un pallone difficile riuscendo a calciare con Codignoli che blocca in tuffo. Un minuto dopo è Lori che usufruendo della sponda di Porco entra in aria ma al momento di calciare scivola con la palla che termina a lato. Dopo 8 minuti di recupero termina la gara con il Cretone Castelchiodato che coglie la sesta vittoria, una squadra che fa le sue fortune soprattutto in casa. L'accesissimo derby fra Santa Maria delle Mole e Cava dei Selci viene deciso dal contestato calcio di rigore per un fallo sul numero 10 Virgilio e realizzato da D'Ambrogi per i padroni di casa. Il Santa Maria delle Mole parte subito in quarta con il tiro di Gagliardi che chiama Caucci alla gran risposta. Pochi giri di lancette e Caucci viene graziato dal palo in seguito al colpo di testa di D'Ambrogi ma si mostra reattivo sul seguente tentativo di Novelli da due passi. Il Cava dei Selci appare un po' contratto e la prima conclusione verso la porta avversaria arriva dopo un quarto d'ora con questo sinistro velleitario da parte di Manucci.
Il primo vero grattacapo per Mastro Domenico arriva così al 25esimo in risposta alla bordata dalla distanza di Granata, respinta in corner. Si arriva così al 34esimo, minuto in cui il signor Badiali di Albano decreta falloso l'intervento dello stesso Granata su Virgilio. Il contatto è minimo, il fallo alquanto dubbio, ma D'Ambrogi dagli 11 metri non fa complimenti e mette dentro l'1-0. Nella ripresa il Cava dei Selci non riesce a sfondare nella metà campo avversaria e solo i tentativi di Raponi e Roselli, al quale si oppone un difensore sulla linea di porta, non bastano ad uscire indenni dall'Attilio Ferraris. Impresa dunque per il Santa Maria delle Mole, che si toglie in un colpo solo la soddisfazione di battere la capolista e conquistare i 3 punti nel derby. Per Fuori Area, Stefano Felici. Doppio colpo per la nuova Super Iride di Ciancamerla. 2-1 in rimonta sul Monte Rotondo Scalo, che in un colpo solo vede interrotta la striscia positiva di 9 risultati e perde la vetta della classifica. Padrone di casa senza lo squalificato Pasquini, Chiavini e l'uomo più avanzato, Pisavia e Composto partono larghi in appoggio. Monte Rotondo Scalo senza lo squalificato Testa, De Gasperis in tandem in avanti con Cerroni. Gara sin dall'avvio intensa ma poco spettacolare, ospiti che si affacciano in avanti al 12esimo. Fiorucci si inserisce bene in area, ma Moscetta è ben piazzato e libera. Un minuto dopo, risposta dei padroni di casa, sponda di Chiavini, destro di Colarossi, Cristofalo si distende e respinge. Poi su corner di Pisapia, Composto prova a coordinarsi per la rovesciata, ma trova il corpo di Marino. Passa un minuto, punizione di Colarossi, Di Ruzza in acrobazia sotto misura, non trova la porta. Monte Rotondo Scalo che prova a rispondere con un'iniziativa di De Gasperis, decisivo Titone, in chiusura su Marchioni. Al 33esimo tegola per il Monte Rotondo Scalo, contrasto tra Ausilio e Cerroni, il numero 9 in maglia blu alla peggio e deve lasciare il campo, al suo posto Moro. Ultima occasione del primo tempo per i padroni di casa, Colarossi si libera bene al tiro, Cristofalo attento e blocca a terra. Avvio di ripresa decisamente più vivace, al quarto di Ventura sbarca Bartoli tutto solo davanti a coscia. Tocco ad anticipare il portiere in uscita, De Gasperis deve solo appoggiare in rete a porta vuota. Monte Rotondo Scalo in vantaggio. La gioia ospite dura solo 5 minuti, corner di Pisapia, Ausilio sta caduto solo in area e di testa fa 1-1. Partita che torna ad essere equilibrata, Composto per Titone, tiro cross, Vitale se la cava in angolo. Cambio di fronte, De Gasperis va via sulla destra e mette in mezzo, Marchioni si coordina per la rovesciata e fallisce di poco il bersaglio. Al 22esimo proteste della Rustica, l'arbitro sorvola su una trattenuta di Marino e danni di Colarossi al limite dell'area. Un equilibrio che si spezza definitivamente al 34esimo. Punizione per la nuova Super Iride, destro perfetto di Colarossi, Cristofaro battuto, padrone di casa in vantaggio. Il Monte Rotondo Scalo prova a scuotersi ed è bravo attento coscia in uscita bassa su Marchioni. Ultima opportunità per gli ospiti al 42esimo, destro di Moro deviato in calcio d'angolo. Finale nervoso, espulso prima Ciancamerla, poi accenno di rissa e doppio rosso per Di Ruzza e Marino. Finisce 2-1 per la nuova Super Iride, ora più vicina alla vetta, Monte Rotondo KO è scavalcato al comando dalla Sabina. Allora, ultimissimi minuti di diretta, Gabriele, intanto prima categoria. Sì, andiamo a vedere quello che è accaduto in prima categoria, era la 9ª giornata di campionato, possono partire tranquillamente le schermate, abbiamo avuto qualche problemino nel visualizzare il girone A, ve lo riproporremo domani sul sito. Girone B, aspettando il procalcio contigliano con il San Basilio, pronostico abbastanza scontato, terza sconfitta stagionale per l'Atletico Trieste, 2-1 al Passo Corese, finisce 1-1 invece il big match tra il Casal Barriera e il Football Club, un punto che serve a poco per entrambe le formazioni. Girone C, la nuova capolista del Tor de Cenci che fa 2-2 con il Morandi, perde invece il Pian Due Torri, la prima sconfitta stagionale con l'Indomita Pomezia, ancora una sconfitta anche per la Lumiere di Amici che perde 2-0 sul Palocco, in coda invece ancora drammatica la situazione del Trigoia del presidente Caraccio che perde 3-0 con l'RC Garbatella. Girone D, 0-0 finisce il big match tra Riano e Bracciano, non ne approfitta il Fiano Romano che con lo stesso punteggio pareggia 0-0 appunto con il Capena, così come Rignano Solarte che fa 1-1 con il Toro Marancio, in pratica non cambia assolutamente nulla. Girone E, vittoria come da pronostico per il Cerreto Laziale con l'Agosta, 3-1 continua la marcia della squadra di Mariani, 8ª vittoria stagionale su 9 partite. Il big match era quello tra l'Albula e il Casilino, alla fine la spunta l'Albula che vince sul Casilino andando a più 4 proprio sulla formazione del presidente Coratti, mantenendo il +1 di distacco sul Sant'Angelo Romano che
va a vincere 3-0 a Tivoli. Girone F, l'allungo dell'Audace Genazzano, +4 sul Pro Tivoli che fa 1-1 con la Fortitudo, e sull'Atletico Grotta.